Ma vi racconto la bellezza, stasera parliamo con un grandissimo artista comico, Giobbe Covatta, qui al Costa Brada. Sei io, lui dice. Dicali, sei tu, guarda caso sei tu, non ne vedo altri qui vicino, sei tu Giobbe. Show in the Moonlight by Costa Brada, 6 gradi in più, il monologo appena terminato di Giobbe Covatta. Giobbe, benvenuto a Gallipoli intanto, no? Ecco, sicuramente tu ami il mare, sei napoletano, te ne intendi di mare, com'è il mare del Salento, com'è Gallipoli? Guarda, Gallipoli, io sono arrivato mezz'ora fa e riparto domani mattina, per cui non è certo su questa esperienza che. Ma su esperienze pregresse in cui sono venuto, certo, nel Salento semplicemente per le vacanze, che è un posto meraviglioso. 6 gradi in più, il tuo monologo è una sorta di avvertimento mondiale, direi, su quello che sta diventando il pianeta Terra. Lo abbiamo apprezzato moltissimo, comicità ma anche dura realtà e soprattutto sarcasmo amaro ma utile a mio giudizio. Ma sai qual è la cosa che io penso, poi insomma queste sono opinioni ovviamente, che l'ambiente è una precondizione, cioè senza l'ambiente non è inutile parlare di economia, è inutile parlare di futuro, è inutile pensare a come si possono evolvere certe cose, se non ci sta un pianeta su cui farlo, tutto questo non ha senso, per cui l'ambiente è una precondizione, dopodiché tutto il resto viene dopo. Nel tuo monologo Gesù a un certo punto dice: io non scendo sulla terra, quelli sono scemi, dice così a suo padre. Ma Giobbe, secondo te c'è modo di invertire la rotta? Secondo te? Ma secondo me sì, questo è uno spettacolo ovviamente che prende in esame la peggiore delle ipotesi, poi ci sono anche le migliori, certo, delle ipotesi. Io faccio lo spettacolo, non è che faccio comizi. No, ci sono possibilità secondo me decisamente più interessanti rispetto a quelle che propongo io in questa circostanza, quando nessuno fa nulla, nel senso lo spettacolo si svolge in un futuro dove nessuno ha mai fatto nulla per risolvere il problema dell'ambiente. Siamo ancora in tempo, e lo dico durante lo spettacolo, siamo ancora in tempo, e spero che si possa mettere mano insomma in qualche maniera, prima o poi lo capiranno tutto quanto, che senza un pianeta su cui per camminare è inutile comprarsi le scarpe da ginnastica. Certo. Giobbe, dove va la comicità italiana di questi anni? Tu sei uno dei grandi, ma a parte le trasmissioni televisive di cabaret dove si cercano sempre nuovi comici, non vedo grandissimi nomi al momento, no? Dove va la comicità secondo te? Non lo so, sinceramente non lo so. Io ti posso dire che cos'è la comicità, sì, che c'è, qual è il ruolo del comico, che è il ruolo del comico, ma fin dai tempi antichi, stiamo parlando proprio dei giullari, è quello di fare domande, certo. Il ruolo della politica è quello di dare le risposte. Certo. Allora, noi salutiamo Giobbe Covatta, andate a vederlo questo spettacolo bellissimo, 6 gradi in più, speriamo che si fermino a 3 al massimo, Giobbe? 3 è troppo tardi. Troppo tardi. 2.7. Ti salutiamo e ti seguiremo ancora, sempre, nelle trasmissioni televisive. Si chiede sempre, per concludere un'intervista del genere, qual è il prossimo gradino personale? Giobbe, cosa non c'è cosa un prossimo, cosa farai? C'è un evolversi di cose, ma a gennaio uscirà un libro, poi sto facendo una cosa, preparando uno spettacolo in teatro con gli Acchetti, poi sto facendo, insomma, ci sono cose che accadono man mano che succedono, poi alcune cose che prendono una direzione e poi si estinguono, certo, perché non arriva da nessuna parte. Questo è il mondo del... È il mio mondo, dove alcune cose succedono, altre non succedono. Ci hai dato 2 notizie, il libro e lo spettacolo con Gli Acchetti è un altro grande, sì, ti seguiremo. Sono 2 notizie ufficiali, ecco, benissimo. Le altre sono ufficiose, ne succedono tante di cose, ma vai a sapere quali troveranno poi la strada per venire fuori. Giobbe Covatta, grazie, vi racconto la bellezza stasera qui a Gallipoli, ciao Giobbe, alla prossima.